Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un piccolo video tutorial per informare soprattutto chi è un principiante nel mondo FPV, quindi ha deciso di entrare in questo bellissimo modo di volare con i droni, iniziando appunto con lui, il DJI Avata. Questo ultimo drone di casa DJI che permette appunto di iniziare a volare in FPV in totale sicurezza anche ad un principiante, quindi a un neofita che non ha mai utilizzato appunto questo modo di volare. E questo video tutorial serve appunto per informare queste persone che ci sono due opzioni utilissime da attivare nel menu di questo drone. Ovviamente chi è già esperto del mondo FPV con i droni autocostruiti tipo questo, come qualsiasi altro drone FPV, sa che ci sono due opzioni da attivare nei radiocomandi che veramente ci potrebbero salvare il drone in determinate situazioni. E ragazzi, queste due funzioni sono il far suonare gli ESC, quindi il drone metterà un suono quando non riusciamo più a trovarlo, soprattutto se vogliamo in mezzo alla natura, perché comunque magari il drone potrebbe precipitare nell'erba alta o in zone in cui il drone non è più visibile, quindi non riusciamo a trovarlo. Facendolo suonare riusciamo a raggiungere e capire dove è precipitato il drone. E un'altra funzione utilissima soprattutto poi per i cinewhoop, questa funzione che principalmente è utilizzata appunto nei cinewhoop, perché questi droni vengono utilizzati per passare attraverso cose, vicino a cose, in zone veramente particolari di volo, quindi è un attimo magari fare un crash, il drone precipita e atterra ribaltato, e in quel caso c'è una funzione che si chiama turtle mode che serve a fare raddrizzare il drone appunto quando il drone è ribaltato come una tartaruga, ma c'è la modalità che gli permette appunto il turtle mode di ribaltare il drone e riportarlo nella sua posizione di volo. E questo è davvero utile perché con i droni come cinewhoop un attimo magari passare troppo vicino a qualcosa che vogliamo appunto attraversare o avvicinarsi, il drone precipita, cade ribaltato, ma è in una zona che non possiamo arrivare a prendere, quindi il drone sarà in questo modo, ma lui con questa funzione andrà ad attivare solo i motori posteriori facendoli ruotare al contrario e il drone pam tornerà perfettamente nella posizione di decollo ideale. Adesso andremo a vedere queste funzioni che le possiamo programmare ovviamente nelle impostazioni che troviamo del menu di quello che riguarda il DJI Avata e soprattutto del controller, perché sarà questo tasto C1 che verrà programmato per funzionare appunto per queste opzioni. Con un clic attiveremo il suono per quanto riguarda gli ESC, con il doppio clic sempre del tasto C1 potremo configurarlo per attivare il turtle mode, perché comunque questo controller DJI ha questi tasti programmabili che sono il tasto C1 e questo tasto qua che troviamo qua dietro, che è programmabile per le funzioni che vogliamo. Ovviamente di default ci sono attivate determinate funzioni, ma che possiamo andare appunto a modificare, quindi tutto questo lo troviamo nelle impostazioni del controller, che ovviamente è facilissimo da raggiungere attraverso il nostro visore, e andare a impostare appunto il tasto C1 come suono degli ESC e doppio clic del tasto sempre C1 per andare ad attivare il control mode. Però queste funzioni che vedremo tra poco appunto sono disponibili purtroppo solo con lui, mentre con il motion control, che è quello che viene dato col DJI Avata, non è possibile attivare, perché lui non ha nessun tasto di configurazione, ha solo i tasti quelli preconfigurati, ed è veramente brutta come cosa, anche se ovviamente, come ho sempre detto, da quando è uscito DJI Avata bisogna acquistare assolutamente questo per godersi fino in fondo questo drone, anche se attualmente questo controller è andato appunto esaurito, quindi non è più possibile acquistarlo, almeno al momento. Probabilmente prossimamente arriverà disponibile ancora per l'acquisto, ma attualmente, sebbene costi 150 euro, è esaurito anche nello store ufficiale DJI, perché chi ha acquistato questo drone poi è corso subito ad acquistare anche questo, ovviamente facendo lievitare drasticamente il prezzo d'acquisto che già era alto, aggiungendoci altri 150 euro. E come vi ho detto, purtroppo qua non c'è, perché comunque questo controller è dal wow iniziale, ma poi è questo che bisogna utilizzare per sfruttare appieno questo drone. E queste due funzioni, ragazzi, sono funzioni veramente indispensabili secondo me, soprattutto
tutto quando vogliamo in acro o in manual, come lo chiama DJI, perché lì è un attimo magari sbagliare e queste due funzioni ci potrebbero veramente salvare il drone e la possibilità di recuperare il drone. Quindi andiamo a vederle da vicino adesso come funzionano. Andiamo ad accendere il controller, gli occhiali e il drone. Perfetto, tutto è connesso. Proviamo la prima funzione, che è il suono degli esche, appunto per segnalarmi dov'è il drone, nel caso sia precipitato appunto nell'erba alta o diciamo in qualche zona che il drone non è più visibile ai miei occhi, quindi non riesco ad andarlo a recuperare perché non so dov'è. Clicco il tasto C1 una volta. E questo è il suono che lui emette, quindi un suono forte, un suono che viene ripetuto all'infinito, ovviamente finché la batteria lo permette. E ragazzi, davvero questa cosa salva i droni. Vado ad interromperlo, se no non riusciamo più a parlare. E questa funzione mi ha salvato veramente un sacco di droni, perché io volo spesso nella natura, mi piace proprio quello, volare nella natura tra i rami, le piante, l'erba, il grano, quindi tutte queste zone che se il drone ci finisce dentro è difficile andare ad individuare dove è precipitato. E questa è una funzione davvero salva droni. Ma la seconda funzione che andremo a vedere oggi appunto è la funzione turtle mode, cioè quando il drone sarà ribaltato in questa maniera, quindi dopo un crash sicuramente potrebbe precipitare, e lui se precipita così così torna sempre comunque in questa posizione anche se cade ribaltato. Ovviamente il drone in questa posizione non può decollare, ma cosa possiamo fare per metterlo in posizione da decollo? Basterà andare a fare il doppio clic sempre con il tasto C1, ma cliccandolo due volte il drone avvia i motori posteriori, dà gas e voilà! E adesso lui è già pronto al decollo. Avete visto, tutto in automatico si raddrizza. Queste funzioni sono, diciamo, di default per chi usa i droni autocostruiti, perché sono le impostazioni che andiamo a diciamo inserire nei nostri controller, che per i droni FPV autocostruiti hanno un sacco di tasti configurabili, ovviamente, e questa è una di quelle funzioni, soprattutto per i CineVoop, davvero indispensabili. E anche DJI ovviamente ci dà questa possibilità, ma solo con lui. Non con lui. E questa è una cosa sicuramente a cui DJI va tirato un po' le orecchie, perché vendere un drone di questo tipo con questo controller, che sicuramente già di suo non è un granché per pilotare, diciamo, in maniera seria un drone, non avendo neanche queste cose di sicurezza, sicuramente potevano sicuramente inserire un tasto configurabile anche qua. Comunque con lui tutto questo si risolve a patto che riusciate a trovarlo e ad acquistarlo. Quindi ragazzi, questo era un semplice video solo per mettervi al corrente che se avete il DJI Avata ci sono queste due funzioni che potete attivare: quella per gli esche è già attivata, mentre quella del Turtle Mode va attivata nel menu del controller, come avete visto appunto prima quando vi ho fatto vedere la schermata del menu del visore. Quindi ragazzi, questo è il mio video tutorial, molto semplice ma con due funzioni salva drone sicuramente. Vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.